Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Come va? Tutto bien? Allora, un attimino che vediamo se funziona tutto e poi possiamo partire. Siamo tornati di nuovo su Anthem, signori, di nuovo su Anthem. Era un po' che non ci giocavo. Mi ero infognato un po' a Gravehearth Keeper. Però possiamo provare ad andare. Sembra che tutto proceda. Sembra di sì. Fatemi dare un'occhiata. Andiamo qua. Così magari ho le idee un po' più chiare. Ok, sì, sembra che tutto procede. Possiamo continuare allora, ragazzi. La nostra avventura riparte. Vediamo un po' dove eravamo rimasti, cosa dovevamo fare, quante cose ci sono. Aspettano, boh. Chi lo sa, chi lo sa. Dunque, non mi ricordo sinceramente dove eravamo rimasti, però ci proviamo, ci proviamo. Vediamo un attimino cosa abbiamo da fare. Se riusciamo a entrare in partita, i caricamenti qua sono sempre lunghi. Magari oggi ci spariamo anche una roccaforte, perché no? Sembrano essere molto fighe. Vediamo se saranno così. Qua procede tutto bene. Io intanto controllo sempre il secondo monitor per vedere se tutto procede. Se il microfono si sente, se l'audio si sente. Ok, altri messaggi. Chi se ne frega. Allora, dovevamo trovare Ulu, Aluk e Feia nel covo della principessa. Quindi, ah, ok, dobbiamo proprio partire già con la spedizione. Va bene. Allora, aggiungi al Cortex. Codificatori, va bene. Possiamo proseguire. Specialista, Cos'è sta roba? Prove immagino che il contratto sia andato a buon fine. mensili, settimanale, giornaliere. Bene. Stato dell'alleanza settimanale. Allora, corriamo fuori di qua verso il nost la nostra tempesta. Permessos, permessos. Mantieni per avviare la spedizione. Ah, si può fare anche senza. Ah no, è quella. Ok. Ci sono anche le roccaforti sono bloccate. Come mai? Come mai? No, no, fammi andare sul mio strale qua. Buttiamoci in partita. Trova dei vecchi amici. Trovare dei vecchi amici. Ah, ok. È questa qua quella. Sì. Penso di sì. Vai. Vediamo se troviamo qualcuno che ci dia una mano. Perché sono da soli. È impossibile sto cazzo di gioco. Cioè, è possibilissimo. Però tribuli. Non ho voglia di tribulare. Sbam. Se vedete che ogni tanto alzo la testa è perché c'è la webcam che è proprio davanti all'angolino dove ci sono tutti i tastini da guardare. E quindi ogni tanto alzo la testa per guardare perché non è che vedo bene. Devo cambiarli posizione, non so più dove metterla in realtà. Volendo potrei anche abbassarla appena appena, giusto per, vediamo un po' se non facciamo danni. Tipo così. Così va già bene, l'alzo appena appena magari. Faccio così. Sì, più o meno, dai. La mia fascina di merda si vede. Che è quello che conta. In realtà andrebbe messa un po' più lontano, ma tocca dietro.
tocca leggermente dietro e quindi faccio fatica. Vabbè, poi ci penserò domani a sistemare tutto, che ho cambiato un po' di cose sulla scrivania e questo è un problema. Ok, gente, qualcuno c'è per fortuna. Ah beh, siamo in tutti, perfetto. Come dicevo, Ottimo. non è possibile vedere la principessa Azim senza portare l'Iria. Bam. Ho segnato i luoghi dove potremo trovare qualcosa di adatto. Omaggio alla principessa, no? Così potrò essere presente alla riunione. Aspetta, cosa? Credevi che mi sarei perso la riunione con i tuoi vecchi compagni? Ho strappato un passaggio a un vettore di contrabbandieri. Boh. Andrà tutto bene. Aspetta, sta arrivando uno di loro. Torno tra un secondo. Noi andiamo a manetta, senza paura. L'amplificatore di questo vettore infestato da kermiti di contrabbando. Non è sicuro qua fuori. Che noia la sicurezza! È il momento di un'avventura da specialisti! Vedrai? Cazzo, veloce quello però, eh. Porca miseria. Vabbè, siamo arrivati. Appena appena scaldati, ma ci siamo. Alcuni Oh, vedova le. ufficiali nella zona hanno rubato delle armi alla Ok, principessa Zim. allora riprendiamo un po'. Per recuperarle potrebbe essere un buon modo di rompere il ghiaccio. Non si arrenderanno tanto facilmente, però. Ok, vediamo un po' se era l'altra, quella un po' più figa di arma. O abbiamo cambiato totalmente. Sì, era questa qua. Abbiamo smosso un po' le cose. Vediamo un po' dove sono. Abbiamo smosso un po' le cose. Sì, l'hai già detto. Oh cazzo. Aspetta. Porca traia. Devo riprenderci la mano tantissimo. Vai, 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 congela. Grande. Andato giù in un Dai in attimo. giro e cerca un deposito d'armi. Allora, cerchiamo sto deposito. Di qua. Sarà qua sopra. Per forza. Ok, abbiamo le armi. Bene, ma non è abbastanza. I funzionari non si stupiscono facilmente. Ho segnato la prossima meta. Che sarebbe? C'è un po' di interferenze nell'audio. Non so per quale motivo. Forse devo alzare appena Che appena. cosa c'è? Manufatti. I metamorfici ne hanno presi alcuni dalla vecchia Sì, ogni catena tanto d'Azim. l'ottimizzazione audio di questo gioco Probabilmente fa anche loro cagare, venivano rubati a ma qualcuno, ma parecchio. faremo bella figura con Zim se li portiamo. Beh, comunque ti sarai occupato di quegli insetti ambulanti, si intende. Cazzo. C'è già gente? Qualcuno. Non tutti. Ok. Ok, prova a cercare i manufatti. Bam. Sai che non dovevamo andare qua. Però va bene lo stesso. Proviamo a salire. Aspetta che ci spacchiamo la testa. No, dobbiamo andare giù. Dove cazzo è che dobbiamo andare? Non si capisce una minchia. Ok, ma là dentro dobbiamo andare. Non so, non credo, però. Cosa sta a fare? Grande. Non so che cosa ho preso, ma va bene lo stesso. Però non so se era il nostro obiettivo qua, eh. Sinceramente non credo. Vediamo un attimino. Abbiamo i manufatti.
Hai quasi tutto. Manca solo un ultimo omaggio per la principessa. Ho segnato la posizione. Dove cazzo dobbiamo andare, quindi? Ok, vabbè. Io, come ho detto, faccio una fatica bestiale a vedere dove andare. È la difficoltà più grande che ho in questo gioco. Cioè, adesso mi dice di... Cioè, no, quello è l'altro pallino. Perché? La principessa Sim adora organizzare. Ah, ok, forse è qua. Arrosto sia il suo piatto preferito. Questo fa un bel po' di danni, eh. Vai. Ole. Bene, ora prendi un pezzo di quella carne. Mi vediamo che ci mangeranno presto. Crack. Detto di Ursix pronto per essere servito. Più è fresco, meglio è. Mi servono munizioni. Ho segnato il covo della principessa Silva. Boh, io seguo voi, signori, perché sinceramente... Cazzo. Il mio vettore è quasi da sì. Prima di entrare nel vivo della riunione... Aspetta, che non è di là. Siamo professionisti. Ho visto professionisti darsi Alexandra ragione. Non sarà così. Lassù dobbiamo andare. Speriamo. Se il dominio mette le mani sul cenotafio, i nostri dissapori saranno l'ultimo dei nostri pensieri. Ce la faremo passare, però. Senza surriscaldarci. No, qua ci si raffredda di brutto. Che spettacolo sti tunnel. Ok. Spero che qualcuno... Merda, potevo passarla... Vabbè, forse l'ho preso lo stesso. Non so se dobbiamo andare qua, eh. Sì, perché c'è già gente. Cazzo. Grande. Ole. Sono forti sti ragazzi, sono forti. Però io ho cambiato catalizzatore e qua faccio fatica. Adesso c'ho anche L1 più R1, non mai utilizzato. Minchia ragazzi, ma questo li demolisce tutti da solo. Questo è forte. Grande. Ole, non so se l'abbiamo preso, ma va bene. Ok. Yamme. Ah, ci sono, dai, cazzo. Che cazzo è successo? Com'è andato il viaggio? Il viaggio? Oh, è stato fantastico. Sai, io sono uno che adora scroccare passaggi ai contrabbandieri. È stato come viaggiare in prima classe. Incantevole. Ammirate le meraviglie del palazzo. Onorate la principessa Zim, che regni in eterno. Sono a conoscenza del fatto che non è una vera principessa. È solo una contrabbandiera con manie di grandezza. Hai dato un'occhiata al posto? Credi che entrerei lì da solo? Sei pazzo? No, sono rimasto qui ad aspettarti. E poi cerchiamo i tuoi amici. Troviamo Aluk e Fei. Su, andiamo. Sarà normale sta cosa, penso di sì. Beh, ehi, che puoi. Quelli laggiù sono loro.
Un piacere fare affari con voi. I nostri affari non sono ancora conclusi. No? Pensavo avessimo... accordo. Alok, chi è questo? Nessuno. Un vecchio amico. Ti prego, invita il tuo vecchio amico a unirsi a noi. Mi spiace, ma dobbiamo andare. No. Prima celebreremo il nostro accordo secondo le tradizioni del mio popolo. Prego, avvicinati, amico di Alok. Un giglione di scorpide molto acido potrebbe bruciare un po'. Parecchio. Sai, è che ho mangiato tanto a colazione. Rifiutare un pasto è un grave insulto nei confronti di un anfitrione. Sì. Oh, cavolo. Oh, scusate l'ignoranza, principessa. Non sapevo fosse commestibile. Vengo da una terra aspra e inospitale. Le piante scarseggiano e gli animali ancora di più. Prima che il dominio ci conquistasse, avevamo un detto: il cibo è vita, la vita è lotta. L'abbiamo capito, l'abbiamo accettato e ci ha resi più forti. Oh, davvero ottimo, principessa. Quello era solo l'antipasto. Signori. Ecco a voi la sacca di feromoni di una giovane mantigra, macerata per un anno intero in un tino di veleno di chimera fermentato. Una rara prelibatezza che conservavo per un'occasione speciale. Dopo di voi, principessa. Non potrei mai disonorare il mio nome mangiando prima degli ospiti. Io adoro la manticara. E l'accordo? Ringrazia il tuo amico, Alok. Ah, ecco, non hai una bella cera. Devo solo sedermi un attimo. Che cosa vuoi? Credo che con questo intendesse dire grazie. Ho un contratto. Un contratto? Beh, non ci serve la tua carità. Eccellente. Fey, Alok, lui è Owen. Codificatore e apprendista lanciere. Mi mandano in Corvus. I Corvus? Oh, sei diventato un pezzo grosso ora. Hai un bel coraggio dopo tutto questo tempo. Non fare il drammatico, siediti. Sto in piedi. Torniamo al vettore, lì spiegherò tutto. Stiamo bene per conto nostro, grazie e addio. Un attimo, qualcosa non va. Truppe del dominio, via! Disperdetevi! Proteggeremo il tuo amico. Non preoccuparti, ci vediamo là. Sì, ma la mia tuta? Così, scappiamo così. Bene. Ah, i caricamenti, quanto sono belli. Troppo lunghi. Ok. Quindi questi bisogna farli fuori? Sembrerebbe di sì. Mi sa che devo rimettermi il catalizzatore di prima io, perché questo qua non è che mi piaccia molto, eh. È diverso dall'altro. D'accordo, ho trovato lo stare. Le cobra, non sai usare un'arma
merda, dove cazzo sono finito? Vacca bastarda. Sì, però signori, non si può. Io voglio andare sopra, mi fate andare sopra, cazzo di Buddha. Dai, 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 dai. Vai. Forza. Siamo in parecchi, siamo... Questi qua mi sa che sono... NPC o no? Quali sono? Questi qua. Sì, sono NPC. Bene. Difendiamo il vettore, allora. Tutto qua? Ah no, aspettate. Oh. Grande al pelo. Dobbiamo solo proteggerlo forse. Perché mi hai rimesso l'altra arma? Cazzo, quello è grosso. Quello era grosso. Cazzo. Ah, sono loro. Ma se arrivano in tanti, almeno io posso provare a utilizzare la mia doppia mossa qua. Tipo questa. Ah, non ho idea di che cazzo ho fatto, no, vabbè. Beh, il congelamento siamo messi molto bene. Che figata. È che è un po' troppo caotico purtroppo, non si capisce un cazzo. Ma va bene. Non funziona niente! Non riesco! Non preoccuparti, sei in salvo. Il dominio sta cercando di riprendersi. Oh, meno male. Voglio dire, gliel'abbiamo fatta vedere. Adesso non mi dispiacerebbe entrare in quel vettore. Ottimo, spedizione completata. Anche questa è andata. Molto bene. Grande. Bravi ragazzi. Vedete, sto gioco funziona se si trova gente seria che ha voglia di giocare, non cazzoni. Allora sì. Molto molto faigo. Scusate, ma se io faccio una cosa qua, no? Senza fare danni. No? Non so se sto peggiorando o no la situazione, ma non importa. Che è troppo bassa sta cazzo di webcam, mi dà fastidio. Allora, vediamo un po' i bonus che abbiamo preso. Abbiamo fatto cagare abbastanza noi. Eh già, siamo stati peggiori stavolta. Ottimo. Vabbè, chi se ne fotte. Vabbè, salta, sti cazzi. Cosa abbiamo sbloccato? Livello pilota aumentato, nuovo strale sbloccato. Ok, siamo arrivati a livello 8, quindi. Quindi possiamo provare anche il guardiano. Lealtà degli specialisti. Ok. Statua di un codificatore. Nell'enclave di Fort Arsis è stata innalzata la statua di un codificatore. Bene. Ottimo. Ho preso uno schifo di punti, ma vabbè. Allora, tempesta di ghiaccio, questa la teniamo. Queste sono quelle che ovviamente io non uso, quindi scomponi immediatamente. Raffica ad arco, porca troia ragazzi, che quanti danni. Più 20% danni. E ghiaccio anche a manetta. Campo di accelerazione, catalizzatore di supporto, quello è comune. Custode mi sa che ce l'avevamo già, eh. Vabbè, questa roba qua tengo tutto, sti cazzi. Che spettacolo! Cioè, abbiamo letteralmente umiliato il dominio, eh? Giusto? E senza modestia penso di essere stato fantastico. Direi sul serio, è stato un disastro.
Non farlo mai più. Per favore. Ok, suppongo che andrò all'amplificatore. Da questa parte. Non è cambiato nulla. Potevate almeno passare una mano di vernice. La corrosione dà un tocco vintage. Parliamo del tempo ora o abbiamo raggiunto la quota prescritta di chiacchiere? Non c'è una penale se superiamo la quota. Hai letto qualche libro di recente? Qualche migliaio. È passato parecchio tempo. Sono contento di rivederti. Davvero? Quindi non sei qui perché ti serve qualcosa? Non importa. Ora sei qui. Ricevo ancora comunicazioni radio del dominio, ma stiamo perdendo di vista gli inseguitori. Forse no. Scusate, perché siamo fermi? No! Ai ai ai. Quel dannato affare. Ah, Luke, non hai ancora sistemato quel coso. Funziona ancora. E sta zitto. Funziona! C'è un carattere di merda questo proprio. Dov'è la chiave a tubo? Nella cassetta, come sempre. Non credevo saresti tornato. La vita è piena di sorprese. Spengo il generatore prima che si sovraccarichi. No, ma dai, così mi rovini il divertimento. Allora potremmo darci una mossa. Ci saranno addosso da un momento all'altro. Pinze. Che cosa vuoi? Aiutarti ad aggiustare questo catorcio, di nuovo. È più affidabile di certa gente. Dimmi di più di questo contratto. Che ne dite di parlarne più tardi? Il dominio sarà qui a momenti. Owen, è importante. E non sei d'aiuto. Cacciavite? Misura? Sì, più specifico. Il 10, ovviamente. Voglio tornare nel cuore della furia. Davvero? Il dominio vuole il cenotafio e i Corvus vogliono che ci arrivi prima io. Questo spiega perché il dominio ha fatto visita a Zim. Fei, riaccendi. Fei e io ci abbiamo lavorato per 2 anni. E tu cosa pretendi? Di arrivare a prenderti il merito? Aluk, il tempo stringe. Abbiamo una pista, ma ci serve un lanciere. Potremmo unire le forze. No! Ce la faccio da solo. Il dominio vi sta alle costole. Un aiuto vi farebbe comodo. Troveremo qualcun altro. Beh, allora provaci, amico. No, non c'è più tempo. Voi avete bisogno di me e io di voi. Ne va del contratto. Un lavoro. Solo uno. Ho un vettore da pilotare. Avete una pista? Forse. Un momento. Ed eccolo. Tieni questi, grazie. Hai trovato qualcosa sul cenotafio o il cuore della fuga? Non io. Gli amici a volte servono. Beh, begli amici. Cosa sai della legione dell'Aurora e del generale Tarsis? Cosa? Il generale Tarsis? Sì, è entrata nel cuore della furia e ha raggiunto il centro, il cenotafio. Ma come ha fatto? Secondo le mie ricerche ci è riuscita grazie al suo strale. Aveva degli scudi speciali e chissà che altro. Hai trovato la sua armatura, lo strale dell'Aurora originale. Sì, esatto. Dobbiamo solo andare a prenderlo. Ci state? Beh, sì, personalmente sì. Non vedo l'ora. Passami le informazioni che ti ha dato Sua Maestà e diamo inizio alla spedizione. Non serve. Penserò io al supporto alla missione. Ho già fatto le ricerche. Grande. Sì. Ovviamente. Andiamo a prendere sta armatura, o qualsiasi cosa sia. Sembra molto figo. Trova Tassin per fare rapporto, parla con Tassin, ok, allora, Tassin è qua, sempre al buio. Tassin? Specialista, spero che la tua riunione con Aluk e Fei sia stata produttiva. Ci sono alcuni soldati per adesso sembra. Almeno cui pensare, il che è sempre positivo. Allora, qual è la prossima mossa? La tomba del generale Tarsis. Credono che il suo strale sia ancora lì.
Suppongo che la visita non sia solo per interesse storico. Faye sostiene che quello strale può farci entrare nel cuore della furia. Allora sono lieta di aver contribuito a riunire dei vecchi amici. Beh, stiamo ancora ricucendo i rapporti. Fate in fretta. Nel frattempo, i Corvus hanno altri lavori che potrebbero interessarti. Mi conosce. Non dico mai di no a un lavoro. Non sto parlando di contratti ordinari. Richiedono doti particolari. Non c'è problema. Allora parla al mio agente, Sev, per avere tutti i dettagli. Si trova al bar. Oppure affrontali alla cieca, se preferisci. Mi pare di capire che sia lo stile degli specialisti. Ad ogni modo, continua così. Ok, allora, tieni per avviare la missione. Vediamo un attimo. Roccaforti sbloccati. Eccole qua, ragazzi. Allora, le roccaforti sono missioni orientate al combattimento in cui dovrai fronteggiare i pericoli di non so cosa. Ok, allora, vai alla zona di lancio, incontra Faye, vabbè. Non so dove sia però sta signora, mi scusi. Andiamo a vedere se è di qua, o di qua c'è la missione. Boh. Allora, in teoria si scende. Ok, no. Bene, per una volta ci ha indirizzato giusto. Anche perché ha scaricato un'altra patch, quindi non ho idea di quante cose abbia inserito. Sì, parla. Grazie per essere venuto. Hai detto che c'è stato un contrattempo. Cos'è successo? Ho dato un'occhiata alle informazioni che ci ha fornito Sim. Cattive notizie. Ci aveva promesso una posizione. Ce ne ha date 5. Va bene, è una situazione inattesa. I dati di Sim provengono dal frammento di uno scritto su Liatrell, l'incrollabile legionaria. Era il braccio destro del generale e, secondo la leggenda, colei che la seppellì. Il testo menziona dei custodi e 4 tombe da visitare per trovare lo strale dell'Aurora. I dati sono a malapena leggibili. Cercherò di scoprire di più mentre tu e Owen cercate queste tombe. Va bene, mandami le coordinate. Andrò a dare un'occhiata. Ci sono 4 tombe dei legionari da esplorare. Yevenia, Artinia, Ganis, Carif. Per accedere alle tombe completa le prove dei legionari corrispondenti. Sono elencate nella sezione sfide del Cortex, sotto sfide spedizione gioco libero. Per accedere alle tombe completa le prove dei legionari. Quindi bisogna completare la prova dei legionari, porca puttana. Faye ha segnato le ubicazioni delle tombe sulla mappa. Quindi questo c'è, cos'è, nel senso, sul gioco libero? Sono stati aggiunti nuovi indicatori. Faye ha indicato sulla mappa le posizioni, può darsi che esplorando sia possibile. Non riesco mai a leggere. Completa le sfide dei legionari per accedere alle tombe corrispondenti e ottenere le monete. Le sfide si trovano sul corso, autosfide, spedizione. Va bene. Allora, completa le sfide legionarie.